Fatto di Marcotti, eccoci qui ancora sulle Fonti TV, uno spazio dedicato a tutti quelli che sono gli scenari economici e politici, soprattutto per guardare oltre alle notizie, diciamo, che ci arrivano quotidianamente, per capire un po' quelle che sono le previsioni economiche future agganciate poi a quelle politiche. E mi permetto di dire che in una giornata come quella di oggi questo aggancio è ancora più evidente. Perché? Perché naturalmente al via oggi la sfida per il Quirinale, non è tanto l'elezione del Presidente della Repubblica naturalmente che va a determinare lo scenario economico futuro, ma quanto quello che accadrà, soprattutto visto che parliamo, e al centro dell'attenzione c'è lui, di Mario Draghi, che molti vorrebbero al Colle, molti invece vorrebbero a Palazzo Chigi. Beh, in base a questo lo scenario, ripeto ancora questa parola, politico dell'Italia e quindi di conseguenza anche di tutto il resto, potrebbe cambiare notevolmente, con esse anche le previsioni. Uso questa parola perché parleremo anche delle previsioni sul PIL dell'Italia, che è stato rivisto al ribasso, perché in superficie c'è sempre il tema del caro energia, il caro bollette, con ciò che il governo sta cercando di fare per aiutare le imprese e non solo, anche i consumatori. Giancarlo Marcotti, beh, ti ho già evocato perché con il nome del format, Il Fatto di Marcotti, sappiamo che prima o poi spunti tu. Eccoti qui, buongiorno Giancarlo, ben trovato. Buona giornata Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, visto che facciamo prima una premessa su tutti gli argomenti che poi andiamo ad analizzare, oggi pomeriggio alle 15 immagino che tu sarai concentrato sui lavori per il Quirinale in Parlamento, giusto? Sì, anche se oggi è l'esordio delle votazioni, ovviamente giornata importante, importantissima, ma tutte le previsioni spostano in là, insomma, l'elezione del nuovo capo dello Stato. Però è chiaro che se anche il nuovo Presidente della Repubblica lo vedremo giovedì o venerdì, lo si deciderà proprio in questi giorni, cioè anche se oggi non avremo il nuovo capo dello Stato, ma avremo le idee più chiare su chi sarà il prossimo presidente. Ah, ecco, tu dici che le idee si chiariranno già da oggi, quindi? Sì, ovviamente okay. Nelle segrete stanze. Non pubblicamente, ecco. Ma altra domanda, diciamo il primo risultato effettivo potrebbe arrivare proprio giovedì, quando ci sarà la maggioranza assoluta, ma secondo te quindi è più probabile che si arriverà al nome per appunto un discorso numerico più che di accordo politico, cioè accordo tra le varie forze politiche? Ma alla fine comunque ci sarà sempre sottostante un accordo, nel senso che è difficile che venga eletto un presidente che piaccia a qualcuno e non piaccia ad altri. Di sicuro ci sarà appunto un accordo fra il centrodestra e il centrosinistra. La persona scelta sarà comunque una persona, non dico gradita, ma non sgradita a nessuno, ecco. Ok. Allora, restiamo ancora un istante sul Quirinale e dopo parliamo del resto. Intanto aspettiamo anche i messaggi dei nostri amici, se vogliono farci sapere cosa si aspettano e se ritengono che questa elezione sia importante. Poi lo chiedo naturalmente anche a Giancarlo e cerchiamo di spiegare perché, o sì o no, in base a quello che mi risponderà. Berlusconi ha scompigliato le carte o ci si attendeva, insomma, la sua uscita? Tu avresti scommesso un po' sulla sua ascesa al Colle? Berlusconi purtroppo è un personaggio troppo divisivo. Naturalmente a Berlusconi io continuo a riconoscere i meriti del 94, ma poi dopo è diventato un personaggio a suo malgrado, perché non è mai stato un estremista Berlusconi, quindi però sappiamo come cosa è successo, insomma è una persona che avete visto anche sono nati questi comitati contro le elezioni di Berlusconi, che sono cose
viva Dio, antidemocratiche, perché non capisco perché Draghi si possa eleggere e Berlusconi no, cioè veramente non. Però cioè, bisogna riconoscere che è così, cioè, per qualsiasi altra persona non sarebbero nati i comitati contro. Lui appena ha accennato al fatto di poter essere candidato sono subito nate queste manifestazioni, ripeto che sono manifestazioni che io condanno, non è che approvi, anzi tutt'altro, ma però bisogna riconoscere che è un personaggio che divide il Presidente della Repubblica, invece dovrebbe essere un personaggio che unisce. Ma si è ritirato per questo, secondo te, Giancarlo? Perché ha preferito uscire non da sconfitto, perché già sapeva che non sarebbe stato appunto eletto? Certo, è quello, perché figuriamoci, se aveva appena una minima possibilità di essere eletto non si sarebbe ritirato. Poi dopo, naturalmente, lui ritirandosi dice che i voti li aveva, ma obiettivamente non ho mai visto nessun candidato ritirarsi sapendo. Ecco, forse è stato anche un modo, cosa ne pensi, per sondare un po' il gradimento all'interno del suo stesso partito e nel centrodestra, per capire quanti effettivamente lo avrebbero votato? No, io credo che lui alla fine ci credesse, cioè alla fine, all'inizio ci credesse, e in effetti non cioè, non è una persona, ripeto, io lo vedo tutt'altro che un estremista, cioè poteva essere un buon candidato per il centrodestra. Però, come dici tu, ha creato questo personaggio che effettivamente è divisivo nel corso della sua carriera politica, pur essendo comunque, questo è stato detto, uno dei pochi personaggi italiani conosciuti a livello internazionale, no? C'è chi potrebbe dire, beh, sì, per ovvie ragioni, però è vero, cioè lui e Draghi forse sono i due politici di casa nostra che sono riconosciuti, no? A livello internazionale. Allora, velocemente ti chiedo cosa ne pensi degli altri nomi che di cui si sta parlando, Casini, Amato e soprattutto Elisabetta Belloni, che in queste ultime ore, insomma, è stata citata da più parti. Ecco, tu parlavi di una figura non divisiva, lei sembrerebbe essere quella meno divisiva, no, in questo momento. Sì, certo, poi c'è la questione che, oltre alla questione divisiva, non so se ti ricordi, Emanuela, ma io qualche puntata fa avevo detto che una donna poteva essere, sì, non mi riferivo alla Belloni, però proprio un personaggio femminile poteva essere un personaggio che riscuoteva, diciamo, i consensi sia a destra che a sinistra. E io avevo fatto in quel momento il nome della Cartabia, so che adesso è assolutamente indietro nei sondaggi, non, però insomma un personaggio femminile lo si ricercava e si è trovato in questa, appunto nella Belloni, che avrebbe le sue chance. Io quando i nomi escono un po' troppo prima, possono anche essere dei nomi che sono messi per diciamo confondere nascondere, le carte. Esatto, per confondere le carte, perché per nascondere i veri intenti, diciamo. Però e quindi la stessa cosa che ritengo che possa essere per la Belloni, lo ritengo anche per Casini e Amato. Io non dico da quando seguo la politica, ma insomma da parecchie elezioni ogni volta i nomi di Casini e Amato sono usciti prima delle elezioni, poi non sono mai stati eletti. Penso che sia la stessa cosa anche per questo, cioè alla fine uscirà un nome che finora, non dico non sia mai uscito, ma a meno che cioè il solito Draghi, nel senso, vabbè, No, infatti stavo dicendo, a meno che poi non si torni su Draghi, che si sta nominando meno, forse in questo momento si dà per scontato che non sarà lui, e invece magari sarà proprio questa la sorpresa, il Mattarella bis, perché poi appunto di Mattarella bis non si parla. Mattarella ha già detto che insomma preferirebbe non continuare il suo mandato, ma insomma è un'ipotesi che non si può escludere ancora, no, al 100%. Allora, sì, non si può escludere, anche se io ho visto poi dopo anche quei servizi lì, bisogna vedere quanto però insomma il servizio, ho visto un servizio in cui chiamiamoli Mattarella Boys,
così come è un po' uno scherzo, lo prendo dai Papa Boys, ricordate comunque, sì, Mattarella sì. Boys, cioè, le persone, diciamo, dell'entourage di Mattarella stavano facendo gli scatoloni, poi questa storia degli scatoloni che è diventata famosa con la Lehman Brothers, no? Quando si sono visti i dipendenti che appunto raccoglievano le loro cose per portarle fuori perché era finito il loro lavoro lì. E quindi almeno si dice che le persone dell'entourage di Mattarella stanno, insomma, sbaraccando il Quirinale, quindi questo sarebbe, insomma, un chiaro segnale che il Mattarella bis, che era una delle ipotesi che io sostenevo, invece dovrebbe avere adesso meno probabilità, insomma. Sempre che sia vera che siano vere quelle immagini che facevano vedere, insomma, di questo, perché chiaramente ogni presidente della Repubblica ha il proprio staff, logicamente, Certo, sono persone delle quali certo, certo. si fida ciecamente, sono diverse perché sono diversi gli incarichi del presidente. Ecco, io ho fatto recentemente un video sul mio canale YouTube, nel quale ricordavo agli italiani che il Presidente della Repubblica ha un bel po' di incombenze, cioè, voglio dire, non è che sia una carica No, 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 così. no, no, ma infatti molti pensano che sia solo una carica di facciata, in realtà poi sappiamo molto bene che non lo è. Giancarlo, allora, sempre a partire anche da questi cambiamenti che potrebbero, in base a quello che succede, esserci a livello politico, andiamo all'altro tema del giorno, cioè il caro energia che affossa il PIL, stime in ribasso. Quindi in realtà ne troviamo due di temi, perché da una parte abbiamo appunto il tema delle bollette del caro energia che non dà tregua a nessuno, consumatori, aziende, imprese, governo che sta cercando di risolvere la situazione, ha disposto l'erogazione di 1,5 miliardi di euro in sussidi per le aziende proprio per fronteggiare questa emergenza e poi il PIL, le previsioni che insomma sembravano essere così eccezionali, ma sono state riviste al ribasso proprio per questo tema. Ecco, scenario un po' più fosco a questo punto abbiamo davanti. Allora, qua bisogna fare un ragionamento che nelle TV mainstream non ho sentito fare normalmente. Allora, sulla questione del caro energia, il PIL, è ovviamente tra le voci che compongono il PIL c'è quello dei consumi, no? Allora si dice, beh, si consumerà di meno perché appunto le bollette saliranno e quindi, certo, però è uno scambio, cioè io pagando la bolletta sto pagando dei consumi, no? Quindi consumerò di meno da altre parti, ma consumo di più nel comparto energia. Sì. Quindi solo per l'aumento delle bollette non dovrebbe esserci un calo del PIL. Ripeto, è solo uno scambio di consumi da consumi che non so, siamo abituati a fronteggiare e il consumo invece energetico. Il fatto qual è? È che invece ha un'incidenza. Perché comunque diciamo un'incidenza più di carattere psicologico, nel senso che avendo paura che le bollette siano estremamente più care rispetto, le persone si ritraggono anche da fare dei consumi che magari potrebbero anche permettersi. Quindi le persone spendono di meno non solo perché la bolletta è aumentata, anche quella è una spesa, ma perché si ha paura che si inneschi un meccanismo, cioè una situazione tale per cui poi appunto sono a rischio i propri risparmi e così via. Quindi questo è Sì. l'aspetto, diciamo, psicologico che incide più
più che quello pratico, perché ripeto, se io ho 1.000 euro in più da pagare di bolletta del gas, va bene, ok, spenderò 1.000 euro di meno in altre cose. E questo, ma sarebbe solo uno scambio. Invece è proprio che gli italiani cominciano ad aver paura. Non avete visto negozi? E beh, ma Giancarlo, anche perché arriviamo da 2 anni veramente estremamente difficili, peraltro la pandemia è ancora in corso, è vero, adesso ci stanno dicendo fortunatamente che il picco è stato raggiunto e che insomma dovremmo andare un po' al miglioramento, però 2 anni di pandemia con la chiusura di attività, con tutti i problemi insomma, di lavoro, eccetera, che abbiamo avuto, in più adesso bollette alle stelle, peraltro problema che non accenna a terminare a breve. Confindustria sta dicendo che le misure che sono state ipotizzate, anzi messe a punto dal governo, sono insufficienti per riuscire ad andare a parare i danni che questo caro bollette farà. Ho capito quello che vuoi dire tu, è vero, è anche una cosa psicologica, però è anche vero che no, in questi 2 anni probabilmente abbiamo tagliato di qua e di là continuamente, quindi è un ulteriore taglio che dobbiamo andare a fare, intendo dire alle nostre spese, per poter far fronte a questi rincari. Manuela, purtroppo torniamo al solito discorso che io insomma, faccio in continuazione. Se semino paura e poi dopo i risultati sono quelli, cioè secondo me l'errore grave di questo governo è stato proprio questo, cioè il non aver dato fiducia, non aver... Insomma, ecco, queste continue restrizioni, queste continue fanno proprio drammaticamente calare le aspettative. C'è poco da fare. E sono le aspettative quelle che poi fanno sì che le cose accadano, no? Se io ho aspettative positive, è molto più probabile che ciò che farò avrà un'incidenza No, positiva proprio. Quindi, certo. invece, noi avendo sempre questa cosa cupa ogni giorno, il numero dei contagi, il numero dei morti, cioè abbiamo creato un clima veramente cupo. Secondo me, insomma, il gravissimo errore del governo Sì, probabilmente in molte persone, senza anche che se ne siano rese conto, ma parlo anche per me, parlo probabilmente per te, per tutti, insomma, ovviamente il clima che si respira, è una cosa banale, poi determina anche i nostri pensieri e le nostre azioni. Pila rischio, cosa aspettarsi quindi da questo primo trimestre 2022, secondo te, Giancarlo? Altro, diciamo, sempre lo stesso tema, ma insomma un po' più in No, certo. profondità. E quindi salta fuori che quel 4% per l'anno in corso, quel più 4% del PIL comincia a diventare un più 3,8. Poi si dice che vabbè, non andranno bene i primi 6 mesi, cioè la prima metà dell'anno, di quest'anno. Perché appunto ci saranno ancora restrizioni perlomeno fino a marzo, quindi, ma che poi nella seconda metà dell'anno, io naturalmente me lo auguro perché è chiaro che insomma, noi tutti speriamo che le cose migliorino, però mi sa tanto che insomma, le previsioni dell'anno in corso siano state previsioni troppo ottimistiche e avremo una brutta sorpresa per l'anno in corso. Temo proprio che sia così, insomma. Ok. Ecco, sei d'accordo col dire che per quanto riguarda il decreto sostegni delle imprese le misure siano insufficienti? Cioè, forse per quello che dicevamo poco fa è stato un trascinarsi, no, continuo di penalità, di restrizioni, quindi chiaramente adesso si stanno facendo i conti, ma insomma i conti sono veramente salati, no? Assolutamente, ma anche questo intervento appunto per il caro bollette. Allora, io l'ho già fatto presente la settimana scorsa, ma lo ribadisco, cioè, ne stiamo parlando da mesi e non è ancora successo nulla. Oggi salta fuori quella cifra di 1,5 miliardi, che è una cifra largamente insufficiente, ma largamente insufficiente.
sentivo parlare che avrebbe coperto un 6%, quindi una percentuale veramente minima. Sappiamo che l'energia impatta su tutti i settori, poi ci sono le famose aziende energifere, cioè quelle che consumano tanta energia, ma però sono tutti i settori che sono impattati, cioè non è che un ristorante, faccio l'esempio di una piccola impresa, non abbia ripercussioni, ha ripercussioni perché il gas, perché la luce la consuma. Poi ci sono le aziende che appunto consumano tantissima energia e quelle ovviamente si troveranno bollette alle Certo. stelle. Ecco, poi ricordiamo che questi sussidi verranno dati sotto forma di crediti di imposta e riduzione degli oneri di sistema in bolletta, che verranno subito diciamo, messi in bolletta e quindi automaticamente diciamo così, gli sconti verranno fatti. Però effettivamente, perché già diamo una cifra, Giancarlo, perché possiamo capire da soli che non sono sufficienti per coprire tutti i danni che ha creato la situazione? Perché si era parlato originariamente di 4 miliardi di fondi che sarebbero stati destinati a questo. In realtà per ora sono stati stanziati 1,5, quindi meno della metà, cioè, parliamo di, quindi già probabilmente anche 4 miliardi sarebbero stati al pelo, no? 1,5 insomma non, probabilmente non servono neanche a coprire la metà delle spese appunto che sono necessarie. È quello, Manuela, il problema. Io ovviamente non ho conoscenze approfondite della materia, non tratto normalmente appunto problemi energetici, però è chiaro che l'energia è qualcosa che impatta su tutti i settori, quindi era un problema grave, lo si è venuto a conoscere praticamente ad ottobre, forse mettiamo anche i primi di novembre, ma che fosse un problema grave lo si capiva subito. Addirittura adesso non ci sono stati no, i lockdown, insomma i blackout, ecco, Sì, sì, non sì, ci sì, sono sì. stati blackout che erano stati anche preventivati e speriamo proprio non ce ne siano, no? Adesso non dico che siamo completamente sicuri, ma insomma, forse la situazione peggiore la evitiamo, però se si era arrivati a parlare di blackout, voleva dire che il problema era serio, doveva essere preso subito in considerazione, ed invece si è cominciato a parlare, eccetera. Poi alla fine abbiamo visto, come hai fatto giustamente notare tu, che da una cifra si è passati a meno della metà. Eh sì, eh sì. Allora Giancarlo, beh, diciamo che la settimana si apre con tante questioni aperte. Oggi purtroppo sul fronte del Quirinale non abbiamo potuto dire chissà che, ma insomma sarà una giornata un po' interlocutoria quella odierna. Al di là del nostro appuntamento, vediamo se succedesse qualcosa, magari nelle prossime ore ci possiamo sentire anche in un flash, insomma, però altrimenti resta Certo. sempre il nostro appuntamento settimanale con il fatto di Marco. Grazie, naturalmente ti seguiamo su Finanza in Chiaro e poi i nostri amici possono rivedere questa puntata sia sulla nostra pagina YouTube che sul nostro sito, appunto lefonti.tv da cui ci stanno seguendo per la diretta. Grazie Certamente. Giancarlo, grazie Grazie Giancarlo. a te e naturalmente sono assolutamente disponibile nel caso ci fossero delle novità a fare anche una puntata speciale, un flash, Certo, certo. quindi Vediamo ecco, cosa succede, assolutamente la sì. mia disponibilità c'è, anche se e sicuramente lunedì prossimo presumo proprio che avremo il nuovo Presidente della Repubblica, quindi insomma lunedì prossimo lo possiamo Beh, trattare anche ampiamente. perché se non ci fosse vorrebbe dire che è successo qualcosa di importante, quindi in altrettanto modo ne parleremo, insomma, perché idealmente Veramente. dovrebbe esserci. Va bene, grazie a Giancarlo Marcotti naturalmente per la collaborazione settimanale. Buona giornata. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora adesso io vi lascio in compagnia delle pillole formative di UniCredit e Riccardo Falcolini.
Sapete che la formazione sulle fonti TV è sempre molto importante, poi tutti i nostri approfondimenti e poi torniamo live sui mercati a partire dalle 14:30. Subito dopo l'inizio del live con Giacomo Iacomino sarete trasportati direttamente in Quirinale, dove alle 15 appunto si riuniranno tutti i parlamentari in seduta comune a Palazzo, alla Camera a Montecitorio per iniziare le votazioni del Presidente della Repubblica. Grazie per averci seguiti fino a questo momento, seguiteci anche sui nostri social. Buona giornata.